Poi abbiamo la facoltà di economia, anche la facoltà di economia non è l'unica nel panorama marchigiano, però è quella che in qualche modo sta caratterizzandosi come la più importante facoltà di economia delle Marche, per storica, perché diciamo ha avuto al suo interno una serie di persone, di docenti, di ricercatori molto importanti, soprattutto il professor Fuà, che in qualche modo ha impostato questo tipo di facoltà e che in qualche modo ha dei, come dire, dei valori, dei riferimenti che sono di primissimo livello nazionale e internazionale. E qui ovviamente è organizzata, non sto a dilungarmi sul modello 3 più 2 che sicuramente avete già avuto modo di, qualcuno nelle fasi di orientamento, dei informativi, tutte queste attività qui, non ho voluto dilungarmi su questa cosa perché penso che avete avuto tutte le informazioni. Adesso il percorso universitario è stato semplificato in 3 anni per la laurea, in 2 anni per la laurea magistrale e in 3 anni per il dottorato di ricerca. C'è anche questa terza strada. Il dottorato di ricerca è importantissimo perché lì agli studenti, soprattutto a quelli più bravi, li paghiamo. Abbiamo una borsa di studio importante, significativa, che li mette, diciamo, in una condizione molto competitiva. Abbiamo la facoltà di medicina e chirurgia, beh, lo sapete, visto il numero chiuso, c'è il numero chiuso, quindi significa arrivare bene preparati, ci sono i test di ammissione. È vero che ci sono anche delle altre facoltà, però sulle facoltà di medicina e quindi sulle scienze diciamo mediche c'è il numero chiuso, quindi il superamento dei livelli è fondamentale, cioè non si entra con un debito come nelle altre facoltà, ma non si entra affatto solo su questa dimensione. Bene, quest'anno poi è stata reinserita la norma sui titoli, quindi sul bonus, quindi impegnatevi a prendere 100%, se avete questa passione, questa ambizione, perché se vi diplomate, parlo a quelli delle ultime file, se vi diplomate con 100% più 100, è chiaro che avete più possibilità di seguire questo tipo di passione. Ovviamente la facoltà di medicina non è solo il medico chirurgo, ma o l'esperto in odontoiatria, ma ci sono una serie di figure professionali molto importanti a supporto dei servizi sanitari, infermieristica, tecnico della radiografia, ostetricia, tutta una serie di percorsi ben determinati. Poi c'è la facoltà di ingegneria, che è la mia facoltà. Fino a 8 settimane fa, prima di diventare rettore, ero il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, quindi ero a capo del Dipartimento che si interessa di robotica, di elettronica e telecomunicazioni. E ovviamente la facoltà di ingegneria ha al suo interno le 3 anime, come mi piace riassumere, l'area civile, quindi l'ingegnere civile nel senso funzionale del termine, civile dire, il settore dell'informazione, quindi informatica, quindi elettronica, quindi telecomunicazioni, biomedica, perché abbiamo inserito anche un nuovo corso di laurea che è ingegneria biomedica, e poi l'area industriale. L'area industriale per l'ingegneria meccanica, il corso storico che conoscete tutti, ho visto che i numeri degli immatricolati sono importanti proprio su quel settore, l'ingegneria meccanica, e a fianco all'ingegneria meccanica, che io ho visto un numero significativo di iscritti, c'è l'ingegneria gestionale, che alcuni anni fa avevamo anche qui a Fabriano, perché alcuni anni nel passato avevamo presso la sede di Fabriano una sede di ingegneria svolgeva e che sviluppava un corso triennale in ingegneria meccanica ma era gestionale, quindi era un percorso di ingegneria meccanica di indirizzo gestionale. Questo purtroppo non c'è più perché per una serie di motivazioni che non sono più raccontate. Infine, lasciata proprio per l'ultimo, c'è la facoltà di agraria. La facoltà di agraria che sta vivendo negli ultimi anni, anche qui diciamo organizzata diversi corsi di studio, scienze forestali, scienze produttive, alimenti, d'altro, perché ovviamente chi si interessa di agraria si interessa fondamentalmente del cibo. Qualcuno non ci pensa, ma il cibo è la cosa più fondamentale. Senza il cibo l'umanità non potrebbe progredire. Quindi una scommessa che dovremo affrontare per il prossimo futuro sarà quella di sfamare i 7 miliardi di persone che convivono in questo genere. La facoltà di agraria che sta avendo in questo momento di trasformazione un nuovo interesse. Perché? Perché il territorio
e quindi nel territorio c'è anche la produzione agricola, sta diventando una nuova e una seria opportunità occupazionale. Allora, come documentarsi? Beh, scegliere le informazioni, ma come dire questo? Scegliere le informazioni attraverso il sito. Quindi la cosa più semplice per avere queste informazioni è andare alla fonte. Quindi questo ad esempio è la home page della mia università, che si raggiunge semplicemente con, basta mettere su qualunque motore di ricerca un IGPM, che è l'acronimo di Università per l'Intervento e Rinomati, e trovate le informazioni. Se andate sotto il link docenti, studenti, docenti più avanti, lo auguro veramente, perché è una bellissima esperienza, è bellissimo insegnare, ve lo dico, chiedete ai vostri docenti, è molto bello insegnare, perché si è sempre a contatto con i giovani, quindi è fondamentale, non ci si può chiamare. Offerta formativa, studenti, offerta formativa, quindi il primo link, ok? E vedete, corsi di laurea e laurea magistrale, il primo link. Avrei preferito farlo solo, ma ho bisogno di un assistente. Facoltà, non tutti, scegliamone una. Cosa volete scegliere? Ingegneria, vai. Ingegneria, cerca. Tutte. Cerca. Allora, e qui trovate, vedete, l'elenco dei corsi e di laurea. Quindi, sono tantissime informazioni su questi siti di diversi atenei, però voi dovete focalizzare su uno. Didattica, studenti, offerta formativa. Queste sono le tre parole chiave che in qualche modo dovete cercare. E qui vedete c'è l'offerta formativa, ingegneria biomedica, ingegneria civile, ingegneria è quella perché è magistrale, ingegneria civile ambientale invece è triennale, ingegneria edile, anche questa specialistica, ingegneria edile triennale, quindi vedete il percorso sono sempre le più due. Ingegneria edile d'architettura è quel percorso strano, ricco. Abbiamo ad Ancona, per cui si può diventare sia architetti che ingegneri. Andiamo avanti. Ingegneria gestionale, due anni. Ingegneria informatica dell'automazione, quindi è il mio corso di laurea dove insegno io, dove continuo a insegnare. E anche questo 3+2, ingegneria meccanica e ingegneria meccanica. Cliccando dentro, ad esempio, su ingegneria meccanica 3 anni, il secondo. Qualcosa. Scegliamo, facciamo scegliere. Ecco, a questo punto trovate, qui c'è il bando, c'è la guida della facoltà a fianco. Trovate dentro tutto lo storico, andate su 2013-2014 e a questo punto buon lavoro. Nel senso che andate dentro questa pagina e troverete tutte le informazioni. Allora, io vi ringrazio, non vorrei soltanto un applauso, ma anche